Episodio 4. Metabolismo. Bentrovati tutti. Oggi parleremo di metabolismo. La parola metabolismo è presente nel nostro vocabolario quotidiano. Tutti noi parliamo di metabolismo in merito alla nostra salute, peso, alimentazione. Abbiamo imparato che il metabolismo può essere alto o basso, lento o veloce. Ma cosa significa esattamente? Per metabolismo si intendono tutti quei processi nutrienti, anabolici e depurativi, catabolici, presenti nel nostro organismo. In Ayurveda, il metabolismo è costituito da tutti i processi di trasformazione presenti nel nostro corpo, nei quali Agni è lo strumento per l'attuazione. Abbiamo parlato di Agni nel terzo episodio di questi incontri. Questi processi di trasformazione avvengono nei Dhatu, termine che viene tradotto in tessuti, basi strutturali del nostro organismo. I Dhatu sono ciò che sostiene il corpo. Bisogna sapere che l'anatomia ayurvedica del corpo umano è diversa da quella che comunemente conosciamo, costituita da organi, apparati, sistemi. Noi normalmente parliamo di fegato, polmoni, di apparato gastroenterico, di sistema nervoso. Li vediamo separati, tanto è vero che andiamo dai medici specializzati in cardiologia, in gastroenterologia, in pneumologia e via di seguito. L'Ayurveda non parla di organi, di apparati o sistemi. Descrive dei Dhatu e dei Dosha come base anatomo-funzionali del metabolismo. I dosha sono tre campi energetici, funzionali, nei quali prevalgono una coppia degli elementi base, etere, aria, fuoco, acqua, terra, che costituiscono la materia dalla quale prendiamo origine. I Dhatu sono sette tessuti organizzati in serie, cioè a cascata, uno dopo l'altro. Non sono giustapposti in parallelo, cioè separati l'uno dall'altro come la nostra anatomia descrive gli organi. Il benessere di un Dhatu tessuto deriva dal benessere del tessuto precedente ad esso, e a sua volta dona benessere al tessuto successivo. Infatti, ogni Dhatu possiede un suo specifico complesso di Agni enzimi che costruiscono, nutrono, depurano il Dhatu stesso e ne definiscono la funzione di sostegno nei confronti della vita del corpo intero. Il singolo Dhatu utilizza il nutrimento che deriva dalla digestione del cibo per le proprie necessità, rigenerare la propria struttura e svolgere la propria funzione. Il nutrimento che rimane è a disposizione del tessuto successivo, che selezionerà ciò che gli serve per le sue funzioni, lasciando il resto al Dhatu successivo e via di seguito. Questi passaggi a cascata sono sette, in quanto i Dhatu sono sette. E precisamente si inizia dal Dhatu chiamato Rasa, che si identifica con il plasma o linfa, la parte liquida del sangue. Contiene le sostanze nutritive e fornisce nutrimento a tutti gli altri tessuti ed è legato all'elemento acqua. Il secondo è Rakta, la parte corpuscolata del sangue, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, eccetera,
attraverso la circolazione sanguigna, porta nutrimenti e ossigeno a tutte le parti del corpo. È legato all'elemento fuoco. Il terzo tessuto è mansa, tessuto muscolare, che forma lo stesso tessuto muscolare ed è responsabile della forza fisica del corpo ed è legato all'elemento terra. Il quarto è meda, tessuto adiposo. Permette la lubrificazione dei muscoli, dei legamenti, delle giunzioni e funziona, come tutti sappiamo, come riserva di energia ed è legato agli elementi acqua e terra. Il quinto tessuto è asti, tessuto osseo. Fornisce la struttura scheletrica del corpo e controlla le parti minerali del corpo come denti, unghie, capelli. È legato agli elementi aria e terra. Il sesto tessuto è maggia, individuato dal midollo osseo e dal tessuto nervoso. Riempie le cavità vuote dell'osso, produce le cellule sanguigne e fornisce nutrimento ai nervi ed è legato all'elemento acqua. Il settimo e ultimo tessuto è sucra, il tessuto riproduttivo. La funzione principale è quella di creare una nuova vita, un nuovo individuo e di controllare la crescita dell'individuo maschio o femmina. È legato agli elementi acqua e terra e in minor quantità al fuoco. È chiaro che quando un dato presenta delle anomalie influenzerà quello successivo negativamente, in quanto, come abbiamo già detto, ogni tessuto riceve nutrimento da quello precedente. Se sono presenti anomalie, il processo di passaggio dei nutrienti sarà difettoso. L'apporto dei nutrienti non sarà equilibrato e nel tempo si genereranno delle disfunzioni metaboliche che porteranno all'aumento o diminuzione di quel tessuto dato. Esempio, obesità o magrezza. Bisogna tenere presente che durante il processo metabolico di nutrizione di un tessuto, cioè durante la trasformazione dei nutrienti iniziali in altre sostanze utili a quel determinato tessuto, in presenza di quello specifico acne, si generano delle sostanze di scarto, di rifiuto, chiamati datumala. I datumala di un tessuto possono essere utili al tessuto stesso, come il sudore per la pelle, per rinfrescare il corpo, o le lacrime per gli occhi, per lubrificarli. Vediamo quindi che nei vari dato c'è una scelta selettiva dei nutrimenti in funzione della tipologia del tessuto stesso e delle funzioni a cui è adibito. Prendiamo il caso di una persona in sovrappeso. È senz'altro coinvolto il dato meda, tessuto adiposo, che occupa il quarto passaggio dei sette dato. Questo significa che il tessuto adiposo è malnutrito dal tessuto precedente, mansa, tessuto muscolare, che potrebbe a sua volta essere malnutrito dagli antecedenti tessuti rakta e da rasa. Quindi, per l'Ayurveda, per perdere quei chili in più, non basta mangiare meno, non basta selezionare solo alcuni cibi, come fanno la maggior parte delle diete. Bisogna soprattutto equilibrare i datu e gli acne dei tessuti precedenti, cioè del tessuto muscolare, della parte corpuscolare del sangue e del plasma sanguigno. La seconda cosa da fare è aiutare il dato acne del tessuto adiposo. La terza cosa da fare è trasferire in modo corretto l'energia al tessuto successivo. Quindi, come vedete, la problematica riguarda l'utilizzo dell'energia, non solo la quantità di chilocalorie, zuccheri, proteine, grassi.
Molti di voi avranno sperimentato che seguendo le diete a base del solo concetto di chilocalorie e di grassi, chetoni, accade che perda peso in un primo momento. Poi, appena smette la dieta, riprende i chili persi in breve tempo e molto spesso con interesse, cioè con dei chili in più. In conclusione, abbiamo visto che il metabolismo è quell'insieme complesso di processi di nutrizione e di depurazione che avvengono in presenza di specifici acni, enzimi, supportati dalla struttura base del corpo, costituita dai 7 dhatu tessuti. Abbiamo visto anche che tutto è strettamente collegato in successione e tutti i 7 dhatu devono essere equilibrati affinché possiamo rimanere in salute. Come fare a mantenere bilanciato il nostro metabolismo lo vedremo nei vari prossimi incontri. Vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato. Arrivederci al prossimo incontro.